Un po' dopo il 20 di agosto si riunirono le prime timide nuvole, piove qualche goccia isolata, tiepida come sangue. Anche l'umore di Ligea trascolorava dallo splendore all'affettuosità del grigio. Taceva di più. Passava ore distesa su uno scoglio a guardare l'orizzonte non più immobile. Si allontanava poco. Voglio restare con te. Se adesso andassi all'armo, i miei compagni del mare mi tratterrebbero. Li senti, mi chiamano, suonano le loro conche. Chiamano Ligea per le feste della bufera. Questa ci assalì all'alba del giorno 26. Dallo scoglio vedemmo l'avvicinarsi del vento che sconvolgeva le acque lontane. Vicino a noi i frutti plumbei si rigonfiavano, vasti e pigri. Presto la raffica ci raggiunse, fischiò nelle orecchie, piagò i rosmarini disseccati. Il mare al di sotto di noi si ruppe, la prima ondata avanzò coperta di biancore. Addio, Sasà! Non mi dimenticherai! Il cavallone si spezzò sullo scoglio, la sirena si buttò nello zampillare iridato, non la vidi ricadere, sembrò che si disfacesse nella spuma. Il senatore partì l'indomani mattina. Io andai alla stazione per salutarlo. Era scontroso e tagliente come sempre. Ma quando il treno incominciò a muoversi, dal finestrino le sue dita sfiorarono la mia testa. Il giorno dopo, all'alba, si telefonò da Genova al giornale. Durante la notte il senatore Lacciura era caduto in mare dalla coperta del Rex che navigava verso Napoli. E benché delle scialuppe fossero state immediatamente messe in mare, il corpo non era stato ritrovato.